Siamo giunti al Santo Natale, un Natale un po' diverso da tutti gli altri anni, ma non poteva mancare l'augurio a tutti da parte del vostro parroco e di tutta la comunità. E allora buon Natale a tutte le famiglie della comunità, luogo naturale di crescita e di esperienza dell'amore. Vi auguro che la Santa Famiglia di Nazareth sia per voi il modello a cui ispirarvi, perché nelle vostre famiglie possano fiorire sempre le stesse virtù e lo stesso amore di quel prototipo di famiglia cristiana. Buon Natale ai bambini, ai giovanissimi, ai giovani della comunità. Il loro entusiasmo, la loro gioia inventiva trovino nella culla di Betlemme il principio ispiratore per un amore vero e autentico alla vita e all'impegno. Che i loro sogni non abbiano a dileguarsi al mattino, ma diventino autentici progetti di vita. Buon Natale a tutti gli operatori pastorali, impegnati nell'ambito dell'evangelizzazione, della liturgia, della carità, per fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione. Il loro essere nella e per la comunità abbia come principio ispiratore la grotta santa, dove il Verbo eterno si fa carne per condividere appieno la storia degli uomini e farsi compagno di viaggio. Buon Natale a tutti gli ammalati, a tutti gli anziani, a tutti coloro che si trovano nel dolore, a coloro che sperimentano la solitudine affettiva. Un pensiero va a loro in particolare, perché possa riempire il cuore di chi osserva lo scorrere inesorabile del tempo dietro una finestra di una casa, magari accogliente, ma fredda e silenziosa. Il bambino Gesù sia per loro il compagno che riempie la vita con la sua luce e il suo mistero d'amore. Buon Natale a tutti gli uomini e a tutte le donne di buona volontà. Venga il Signore a nascere nelle nostre vite e ci porti la pace, la gioia e l'amore. Amen. Buon Natale a tutti.